Ciao ragazzi! Wow wow! Alfredo, dove andiamo oggi? Andiamo al centro storico. E cosa andiamo a fare? Andiamo a vedere le bellezze di Sciacca. E andiamo al mortorale. E ve le facciamo vedere tutta per voi ragazzi. Wow wow! Da Sciacca Movie. Sempre dalla Sciacca Movie in diretta solo per voi. Ci troviamo qui io e l'amico Michele per fare qualche piccola intervista per la nostra bellissima Sciacca. Abbiamo qui con noi l'amico Orazio. Grazie Orazio innanzitutto per essere qui con noi. Secondo lei cosa c'è di bello veramente a Sciacca? Ma di bello ci sono tante cose se fossero valorizzate bene. Le terme, le stufe di San Calogero, c'è la marineria di Sciacca pure. Purtroppo no, non si valorizza mai niente, va tutto a rotoli. Quindi cosa c'è allora che non va veramente a Sciacca? Soprattutto l'organizzazione comunale. Poi non c'è, per esempio, in una piazza di questa, il centro storico, mancano i servizi di igiene pubblica. Ce n'è un bagno solo ed è solo un paio d'ore la mattina e poi nel sabato, domenica pomeriggio è inesistente se vogliamo una città turistica adeguata. Le chiedo un'ultima cortesia, se ci potrebbe fare un saluto ad Alfredo e Michele della Sciacca Movie. Un saluto e un ringraziamento a Michele ed Alfredo. Siamo sempre noi, la Sciacca Movie. Ci troviamo da Michele, il nostro parrucchiere di Sciacca. Ciao Michele, come va? Bene, bene, tutto allora, bene. Caro Michele, quali potrebbero essere le attività affinché si valorizzi realmente il centro storico di Sciacca? Ma per valorizzare la chiusura del centro storico, creare dei parcheggi sotto la piazza oppure fare dei parcheggi fuori con le navette, portare le persone nel centro. E sicuramente andrebbero bene tutte le attività, oppure tutte quelle che lavoriamo, sia i commercianti, gli artigiani, sicuramente sarebbe una cosa positiva. Una cosa molto positiva. Michele, quindi tu ritieni che a Sciacca ci siano veramente delle cose belle affinché il turista venga?
Ma sicuramente, se sono pubblicizzati bene, le cose belle ci sono. Caro Michele, io l'ultima cortesia che ti chiedo è di salutare la Xacca Movie, e specialmente Alfredo e a Michele Ontomoni. Vi ringrazio tantissimo a voi. Un salutone a Michele Alfredo. Un salutone a Michele Alfredo. D'odore, sento un profumino di panelle belle calde con le melanzane, c'è un profumo di panelle che non finisce mai. Buonasera, salve, ciao ragazzi, ci troviamo qui nella panelleria da Mario in via Giuseppe Licata. Ciao Mario, come stai? Guarda, abbi pazienza, Super Mario. Scusate cari amici. Allora, Super Mario, quali potrebbero essere le attività affinché si valorizzi realmente il centro storico? Innanzitutto io penso che come attività per valorizzare sarebbe da mescolare un pochettino tutto l'ambiente del centro storico, nel senso che anche la come i signori ceramisti, no? Anziché concentrarsi tutti in un posto, andrebbe un po' spasso per tutto il centro, prima base principale, io lo penso in questa maniera, come prima base principale. Secondo poi avere un pochettino di attenzione sulle strade per poter valorizzarle, dico bene o no? Diciamo che tu pensi che la valorizzazione del centro storico andrebbe a puntare sulla viabilità e quindi creare parcheggi, non so. Parcheggi, aree chiuse, dei parco giochi, anche dei coschettini, dei souvenir in giro per la strada, abbellirebbero anche la cittadinanza. Quindi una cosa che ti voglio chiedere ora è se tu trovi che ci sia veramente qualcosa di bello a Sciacca. Quello che trovo di bello Sciacca, Sciacca è stupendo, non è bello. Abbiamo da cambiarci noi un pochettino il cervello. Lei è arrivato direttamente alla domanda, quindi cosa c'è che non va allora? Innanzitutto siamo noi saccenzi, che non sappiamo capire cosa il bene culturale che abbiamo, il bene che abbiamo di Sciacca. Ultima cosa che chiedo a Super Mario, se gentilmente può salutare la Xacca Movie, specialmente Alfredo e a Michele. Ciao Alfredo, ciao Michele, vi aspetto qui, va bene? Vi offro un panino volentieri. Ma boh, ciao! Ciao amici, siamo sempre noi, la Xacca Movie. Questa sera, questo pomeriggio, anzi, ci troviamo al pub La Scolonata con un mio grandissimo amico, Antonio. Ciao Alfredo, come va? Tutto bene, grazie. Tu come stai? Bene Alfredo, benissimo. Facciamo un po' di preamboli. Allora, ci troviamo qui perché abbiamo bisogno di fare una piccola intervista al nostro caro amico Antonio. Antonio, cosa si potrebbe realizzare affinché si valorizzi realmente il nostro centro storico? È una bellissima domanda. Ce ne sarebbero diverse cose da poter organizzare, ma come sai non è facile. Però già creare un po' di manifestazioni pomeridiane, intanto chiudere il centro al traffico, qualche zona limitata, al traffico limitato, poter organizzare piccoli spettacoli musicali, giocoleria, cabaret, quindi delle situazioni particolari che potrebbero incentivare le persone ad uscire, quindi di conseguenza... Quindi cioè, delle manifestazioni collaterali affinché si possa venire a creare... ...che potrebbe essere dalla musica, dall'estemporanea, dalla semplice giocoleria al piccolo intrattenimento musicale vario. E quindi la gente di conseguenza che uscirebbe, sarebbe in giro per i negozi, ci sarebbe molto più movimento economico per tutti e anche a livello immagine per la città andrebbe pure meglio. Antonio, quali sono le cose belle che abbiamo a Sciacca? Allora, Sciacca è, non, come dire, bellissima, cioè ubicata a livello paesaggistico, a livello mare, a livello storia, molto bella. Forse l'unica sfortuna che abbiamo è di essere in Sicilia, quindi essere isolani, perché... Hai quasi anticipato la mia terza domanda, praticamente. Cosa c'è che non va allora a Sciacca? Da dove iniziamo? Caro Antonio, per concludere questa meravigliosa intervista, manda i saluti agli amici di Xacca Movie e Alfredo e Michele.
Alfredo e Michele, in bocca al lupo per tutti e complimenti, una bellissima iniziativa. Ora ci beviamo questi, ci beviamo questi due cocktail alla salute di tutti i nostri amici di Xacca Movie e ai cittadini che vogliono veramente bene alla nostra bellissima sciacca. Ciao e grazie.